Ciao ragazzi, ecco voi un nuovo video. In questo video vi voglio far vedere gli ultimi prodotti che mi sono arrivati, perché me ne sono arrivati parecchi, anche un po' strani, alcuni li ho acquistati io e quindi volevo appunto mostrarveli. Partiamo col primo prodotto. Il primo prodotto in questione è un po' strana, nel senso che è una cosa diversa dal solito, ma passiamo subito a spiegarla. Sono queste compresse che si chiamano Unica, che sono delle compresse praticamente a base di vitamina E pura, che vengono applicate sul viso. Io me le ho consigliate alla mia estetista, le sto applicando da ormai un mese e mezzo e mi trovo veramente da Dio, vedo veramente la pelle che è cambiata tantissimo, vedo che è anche più, da quell'effetto più luminoso, sembra sempre quasi che abbia un filo di trucco sotto e sopra, scusate, e poi tra le altre cose anche una crema che sotto ha un trucco, regge benissimo e ti risalta molto di più l'effetto. Io mi sto trovando bene, il costo non è bassissimo perché è una ruota, ve la faccio anche vedere, e vi faccio vedere quella che ho chiusa e poi vi faccio vedere quella aperta. È una ruota di appunto queste, diciamo, queste compresse di vitamina, queste capsule, e tu la mattina e la sera le dovresti applicare. Io praticamente, non avendo tantissimissime rughe, sto facendo così: ne apro una, ne utilizzo un po', coprendo bene anche il collo, e la parte restante appunto della capsula la uso la sera. È una cosa bellissima, mi sto trovando veramente da Dio, e c'è stata una promozione, tant'è che avevo preso 3 scatole e l'avevo pagata comunque il 20% in meno. Poi quando ci sarà anche il periodo invernale, ci sarà anche quella che ti fa lo scrub, tipo, non vedo veramente l'ora di provarle. Se qualcuno di voi è interessata, vi metto qua sotto il link della mia estetista, perché mi diceva che se comunque qualcuno fosse interessata, le fanno anche il servizio di spedizione e di informazioni. Io vi dico, non è una cosa in collaborazione, nel senso che io l'ho provata e mi sono trovata da Dio, tant'è che appunto volevo parlarvene in un video, ho chiesto a lei se parlandone in un video potevo mettere i loro recapiti, e mi ha detto assolutamente sì. Quindi bellissima sta cosa, fatemi sapere se qualcuna di voi per caso conosce il marchio, l'ha mai provata, come si è trovata, insomma per me è una scoperta del periodo strapromossa. Mi ha contattato questo marchio un po' di tempo fa, chiamato Fria, e mi ha inviato questa scatola. È un marchio dove comunque fanno diversi prodotti, e mi hanno inviato tantissimi di questi che adesso li vedremo tutti insieme, e sono per di più struccanti viso, formule. Vabbè, cominciamo a farvi vedere uno a uno, così almeno non mi perdo. Allora, mi è arrivato il Fria, sempre sia la marca Fria, Intima 12 salviette, formula con estratti di salvia e menta. Molto comodo questo formato da portare in borsa. Io vi dico la verità, anche quando viaggio molto spesso utilizzo comunque questi formati perché mi trovo meglio. Sempre ancora Intimo Bio 12 salviette con estratti di menta bio. E questa è anche un'azione antiodore, tutte e due, pH, no profumo, cotone biologico, certificato di alta qualità e bio. Quindi sono comunque tutti prodotti, soprattutto per chi può avere la pelle sensibile come me, molto molto utili. Tant'è che non vedo assolutamente l'ora di provarli. Poi mi è arrivata il Mille Usi Più 16 salviette effetto seta, azione idratante, che possono appunto, come qua, vediamo cosa dice nello specifico, perché è un'azione di detersione, ha un'azione di detersione delicata, donando un'immediata idratazione ed effetto seta sulla pelle, ideale anche per tutto il corpo. Sempre in questo formato comunque molto comodo, a mio avviso, vabbè, ve l'ho appena ripetuto, ve lo ripeto un'altra volta. Poi sempre Mille Usi più 20 salviette effetto rinfrescante, sempre con le stesse caratteristiche che vi dicevo prima. Poi vediamo, prima un altro Mille Usi Green Tea effetto rinfrescante, azione detergente, molto comode anche visto il periodo molto caldo che c'è, e visto che quando vado a lavoro io non mi trucco molto, sono veramente comodissime secondo me. Infatti sarà la prima prova che farò, perché purtroppo dove lavoro io non c'è l'aria condizionata, quindi non vi dico, tutto il giorno a pezzare come un cane, e quindi ti capita molto spesso di andare in bagno, sciacquare la faccia, le mani, perché ti senti appiccicaticcia. Secondo me queste sono perfette. Poi iniziamo con gli struccanti, che è la cosa che non vedo l'ora di provare. Struccante più 20 salviette, puro latte detergente in salviette, effetto night calming, azione protettiva. Queste. E anche qua dietro comunque ci sono le varie spiegazioni, anche i consigli su come utilizzarle in sé. Tra le altre cose c'è proprio scritto dietro: no PEG, no parabeni, privi di silicone, alcalini e coloranti. Quindi sono molto effetto bio.
Poi, succante bio, 20 salviette, formula all'acqua micellare con estratto di vite rossa bio, con effetto vellutato, azione addolcente. E sempre le caratteristiche dietro, anche qua c'è scritto senza PEG, senza parabeni, senza saponi alcalini, senza siliconi. Un po', insomma, avete capito che questo marchio ha, quanto sembra, ma cose a quanto tutte bio. Infatti anche nell'etichettina qua c'è scritto green, c'è scritto bio. Vediamo un altro che l'avevo visto prima. Avevo visto Green Bio, ve l'ho detto, Prime. Comunque questi sono struccanti, 20p5 salvietti, con Phytotal Complex, effetto lenitivo, azione riequilibranti, pelli sensibili, in questo formato. Poi abbiamo struccanti più 20 salviette latte detergente in salviette, effetto naturale, azione rigenerante, queste. E infine dentro la scatola c'erano struccanti con acqua derma active, effetto idratante, azione nutriente, esattamente questo. E dietro praticamente c'è scritto esclusivo tessuto soft massage, tendendo leggermente la servetta con il semplice movimento delle mani, i morbidi coscinetti si dileteranno, seguendo in modo naturale la curva del viso. Questa particolare azione permette di generare un piacevole effetto massaggiante e rilascia in modo graduale i principi attivi dell'innovativa formulazione. Deve essere molto stile, dedichiamoci 5 minuti a noi stessi incremandoci utilizzando queste cose. Non vedo veramente l'ora di provare, ve l'ho già detto mille volte, anche in questo caso vi lascio il link qua sotto, perché il sito ha diverse cose. Infatti appena mi avevano contattato ero andata comunque a sbirciare. Secondo me i prezzi per non sono male, nel senso che comunque è un prodotto che non è un prodotto da, diciamo, troppo da supermercato, quindi ovviamente non ha il costo del supermercato, ma secondo me fa una buona concorrenza, soprattutto qualità-prezzo, perché il mio pensiero è sempre la qualità-prezzo. Passiamo all'altro marchio che mi è arrivato, che mi sono arrivati gli smalti di Vinilux. Vinilux mi ha inviato la nuova collezione, vi faccio vedere come si chiama, è la collezione estiva con diverse tonalità che anche dietro ci sono, ma ce le ho anche qua dentro. Come sempre te li inviano con anche il prodotto, il top, che è questo qua che ormai conoscete a memoria, che mi trovo veramente molto molto bene e penso che comunque siate anche voi del mio stesso parere, soprattutto se l'avete provato. Vediamo un attimo i colori che tendono molto al rosa, ma li lascio per ultimi. Allora, il primo colore che vediamo è questo qua, che si chiama Acqua Intansa 220, che è esattamente questo. Poi abbiamo un blu che si chiama Date Night 221, che è esattamente questo. Oddio, anche in questo video ripeto esattamente questo mille volte, scusate, è proprio un difetto, mi sono resa conto nell'editing degli altri video che è proprio un difetto. Questo colore giallo tenue che si chiama Honey Darling 218, questo. Adesso vediamo, mi impegno a cercare di non dire più esattamente questo, sennò mi linciate anche in questo video. L'arancio chiamato Desert Poppy, che è il numero 163. Poi abbiamo appunto la stirpe di rosa, che sono Pink Pursuit 212. Poi abbiamo Lavender Lace 216, che è anche oltretutto un colore perlato. Poi abbiamo il Skin Tease 217. Come al solito sapete che io la pronuncio inglese, anche perché io e l'inglese non andiamo d'accordo, anche se l'ho studiato a scuola lo odiavo, lo detestavo, anche se devo dire una piccola premessa, non mi abbatto, perché anche se non sarebbe, ma usando il traduttore di Google sono sempre riuscita a comunicare con l'estero, a fare un sacco di acquisti all'estero, collaborazioni estere, quindi nella realtà non mi spaventa molto il fatto di non sapere così bene l'inglese. L'ultimo colore si chiama B Demure 214, che è questo. Questi sono i colori che mi sono arrivati da Vinilux e adesso vi volevo far vedere invece quello che ho acquistato io da Passione Unghie e spiegarvi alcune cose. Da Passione Unghie non ho fatto grandi acquisti, ma ne ho fatti pochi e sono super super soddisfatta. Una cosa che per me ormai è diventata vitale è questi. Voi direte, cosa sono questi? Sì, sono i guanti che avete presente, quelli che utilizzo anche nei video, quelli comunque che si usano anche per igiene, sono al nitrile, quindi non sono quelli classici con dentro la polverina, insomma quelli bianchi che conoscete anche voi. Negli ultimi video avete visto che utilizzo quelli blu perché mi era uscita una piccola intolleranza appunto a quelli classici.
Allora, appunto, parlando col dottore, il farmacista mi ha consigliato il nitrile. Quando stavo visionando sul sito di Passione Unghie ho visto una cosa molto bella, nel senso che le hanno fatti di tantissimi colori e oltretutto ci sono tutte le misure e io ne ho presi questi due, rosa e lilla, violetto. Mi piacciono tantissimo come colore e intensità e ho preso una S perché comunque per la mia mano va bene la S, anche se con le unghie lunghe si possono rovinare facilmente, però sono veramente comodi, utili, promossi. Non li ho pagati pochissimo, devo essere onesta, però non si allontanavano neanche così tanto dal costo della farmacia dove li avevo acquistati io, quelli blu. Quindi alla fine della fiera ho preferito averli più colorati, che secondo me è anche più carino, anche quando faccio i video oppure quando applico un serum permanente a qualche mia amica, è molto molto più carino il fatto che siano colorati. E c'erano di altri colori, quindi ve li consiglio. L'altra cosa che ho acquistato, che mi avete visto e ho messo la foto, è anche una nuova lampada, si chiama Futura LED 3.0, polimizza tutti i gel e i semipermanenti, che è esattamente questa. È una lampada, qua ti dice, specifiche LED, 30 LED di nuova generazione, luce bianca, massima, potenza massima 48 watt, lunghezza d'onda, vabbè, alimentazione, dimensioni, durate 50.000 ore. E qua c'è scritto, vabbè, un po' le particolarità, c'è la ventola, il sensore di accensione, quindi vuol dire che si accende da sola, che è una figata incredibile. E vi volevo far vedere comunque la forma, non vedo l'ora assolutamente di provarla. Diciamo che non avevo necessità di cambiare la lampada, ma col fatto che sto comunque provando anche altri prodotti, cioè diciamo ho anche un'altra lampada che vi mostrerò comunque in un altro video, ho deciso di comprare anche questa, che però è piccolina, lo so, solamente che catalizza comunque tutti i gel, dice i gel semipermanenti in meno tempo. Io ho letto le varie recensioni anche sul sito di Passione Unghie in giro e ne parlano comunque molto molto bene. Come vedete è veramente piccolina, oltretutto ha questa base estraibile a calamita, utile soprattutto se si fanno i piedi perché si possono, comunque si può appoggiare la base diciamo al pavimento, e ha appunto il sensore di accensione automatica, i tasti che infatti c'è scritto 5, 30, 60 secondi, on off, e molto piccola, cioè più che altro mi immagino anche per fare una ricostruzione se tipo si ha il morsetto così, è un po' piccola, però avendo comunque altre lampade si può comunque, un'altra volta comunque, si può alternare il tutto. Non vedo assolutamente l'ora di provarla, è LED quindi sono sicura che con i semipermanenti non dà assolutamente problemi. Sono sempre un po' titubante col gel, infatti anche quando quella di Crystal Nails avevo all'inizio, facevo i test, avevo sempre paura che comunque i vari gel non catalizzassero. Questa non mi ricordo assolutamente quanto l'ho pagata, vi lascio comunque sotto il link di Passione Unghie perché questa è arrivata un paio di settimane fa e non me lo ricordo più assolutamente, però comunque sul sito Passione Unghie lo vedete, e l'altra volta era sold out, quindi io ho messo come i guanti, ho messo nelle mie, cioè ho cliccato dove c'è scritto avvisarmi quando è di nuovo disponibile, appena arrivata l'ho acquistata subito. Come vedete anche qua mi sono arrivate un po' di cose, non vedo l'ora di provarne tante. Se comunque c'è qualcosa che vi interessa di più, penso di, una volta finito il test di questo, ci metterò un po', ma penso comunque di registrarvi un video o sulle lampade o su questa in particolare. Non vedo l'ora di provare gli altri prodotti. Fatemi sapere cosa ne pensate del video, se avete qualche prodotto di questo, se avete consigli, suggerimenti o quant'altro, sapete che sono sempre ben accetti. Al prossimo video, un grosso bacio, ciao!